Signori buontonno, ben ritrovati dal vostro Sly Capo Bianco, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2. E l'ultimo episodio eravamo arrivati che abbiamo liberato tutta l'area E02, l'area est del laboratorio del Nest, e adesso ci stiamo dirigendo verso l'area ovest. Tra l'altro l'area dove in teoria non dovremo accedere, infatti c'è il grado dirigente per entrare qua, livello 3, il braccialetto che siamo riusciti ad ottenere nell'area 2. In quest'area dovremo trovare in teoria poi il braccialetto di livello 4 che ci permette di attivare sta roba qua, che non so che cazzo è, se sia un ascensore, non lo so. Fatto sta che adesso possiamo sbloccarci il pompa e proseguire. Ho detto sbloccarci il pompa o sbloccarci il ponte? Ho detto pompa, sono un coglione. Comunque sbloccarci il ponte. È troppo Warzone, fa male comunque, vedete? Effetti collaterali. Questa porta si apre con il braccialetto livello 3, va bene? Non ce l'abbiamo. Dove cazzo siamo? Guardate qua. Un'altra videocassetta. Videocassetta laboratorio. Queste le potevamo guardare su quell'area lì, nelle fogne, che c'era la TV. Non so se anche qui, ma penso di sì. Vedo tutto. Cioè, penso di sì. Qui possiamo fare roba. Diamo una controllatina qua, perché questa è subito una save room, quindi ci sta. Vediamo soltanto se c'è qualcosa. Qua facevano sicuramente esperimenti, non oso immaginare cosa. C'è una pianta rossa, vediamo se c'è qualcos'altro. No, non c'è più nient'altro. Allora, intanto guardiamo questo filmato. Ah, ma non si può... Ah, devo attivare la corrente. Allora, questo è un OSS, quindi dobbiamo noi scorrere, scorrere OSS, questo qui, e collegarlo. Perfetto. Come errore? Perché cazzo mi ha dato errore? Ah, l'ho messo qua, vaffanculo. Sbaglio io i tasti. Ok. Ok. Abbastanza semplice, anzi, sta roba. Oh, abbiamo dato corrente. Vediamo se serve ancora sta roba. Sì, ancora serve. In teoria la televisione funziona. Vediamo sto filmato. Virus G identificato. Entriamo. Dottor Birkin, deve venire con noi, si muova. Credevate non vi stessi aspettando? Questo è il lavoro di una vita! Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Birkin. Glielo chiederò ancora una volta. È quello che si è trasformato. Ma come l'hanno freddato? Che cazzo ti è saltato in testa? Gli ordini erano di catturarlo vivo. Ci siamo, signore. Ma c'è stato un problema. Ha opposto resistenza ed è stato abbattuto. Esatto, signore. Ricevuto. Preleviamo il campione. Muoviamoci. Guarda, l'hanno freddato. Questo qui, raga, è il boss che abbiamo affrontato. Quello con l'occhio sulla spalla. Era lui, il dottor Birkin. Sono questi i campioni del G? Che cos'è? Posta di William Birkin. Di lui, ah, la sua posta. L'Umbrella Corporation ha deciso di sospendere tutte le ricerche sul G, sul virus. Al laboratorio sotterraneo Nest i fondi sono stati tagliati e il direttore del laboratorio, William Birk, era proprio il direttore, è stato rimosso dal suo incarico, ex direttore. Grazie alla sua mail, dottor Birkin, le alte sfere hanno espresso interesse per l'arma biologica in grado di evolversi, che presumo sia il Tyrant a sto punto. I costi non sono un problema, la nostra è tra le campagne più solide degli Stati Uniti. Congratulazioni, ho avuto la buona notizia, G è quasi pronto. Strano che tu non abbia mai pensato di riportarlo al laboratorio di ricerca del quartier generale, ma forse posso chiudere un occhio. Comunque, che ne dici di inviarci i dati? E non preoccuparti, hai fatto un buon lavoro con il virus, ma ce ne occuperemo noi d'ora in poi. Richiamo, lei è sospettato di aver violato il suo contratto con Umbrella Corporation. È chiaro che ha rivendicato la proprietà del progetto G e che ha avuto dei contatti con l'esercito statunitense senza alcuna autorizzazione. Lei è chiamato a rispondere alla convocazione del comitato d'indagine entro 24 ore. Avete capito qua che imbrogli? No, no, quale combina? Questa la possiamo posare. Comunque abbiamo la granata e il lanciafiamme. Vabbè, sì, io andrei così. Questa la scartiamo. La granata ce la portiamo. Non si sa mai. Minchia, raga. Ah, c'è la porta qua. Dopo non abbiamo una mappa di quest'area. Qua, vabbè, dove si cambiavano tutte le tute. Anche se qua qualcosa sembra esserci. Polvere da sparo di alta qualità. Ehi, cazzo è? Ultravioletti?
Ok, è tipo una decontaminazione. Qua mi asciugano. Sala bioreattori. Minchia, raga, sembra... non lo so. Il posto mi dà l'impressione di dover affrontare qualcosa di grosso. Mamma mia, ma quanto cazzo è fatto bene. Però guardate qua. Che cazzo è? Wow. Zona test livello P4. Qua possiamo interagire. Qua pure? Cos'è? Beh, facile. Sì, facile un cazzo. Okay. Posso tornare da Ada. Ho capito, ma che cazzo abbiamo preso? Ah, non ce l'abbiamo manco sull'inventario. Abbiamo preso... Rilevata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. Avvio isolamento strutturale. No! Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione. Addirittura, per non far uscire il virus, si autodistrugge. Diario di ricerca. Dopo aver innestato l'embrione G nel soggetto, è stata praticata un'incisione di 50 cm dal torace all'addome e abbiamo monitorato la situazione con l'aiuto della squadra medica. Il livello di coscienza del soggetto è stato mantenuto tra 15, lucido, e 10. Tuttavia, il livello di coscienza si è deteriorato e non è stato possibile proseguire. Abbiamo dunque proceduto allo smaltimento del soggetto. Ah, certo. Il virus G è stato somministrato al soggetto 501 è mutato nella forma G. Durante l'esperimento uno dei soggetti ha perso il controllo e si è tolto la vita. Mamma mia. Il virus è stato poi introdotto nel soggetto 639, con cui 628 aveva forte legame affettivo. Vabbè, facciamo un esperimento, varie test, così. Dopo 20 minuti la resistenza del virus T, ok. Mamma mia, terribile. C'è ancora qualcosa qua. Quindi siamo in isolamento. Sì, vai a cagare. Qua abbiamo pure il coso. Una pianta rossa. Le piante. Oh, ma è una save room. Salva. Allora, io farei una roba, che non so se è molto intelligente, ma penso di sì. Depositerei la pistola, che attualmente penso non me ne faccia un cazzo. Farei queste qui combinate. Faccio altri 5 colpi. Mi porto la lightning hair. Sì, e dovremmo avere altri colpi. Ma anche con questa pistola sono 10 probabili zombie. Ok, andiamo via da qui. C'è ancora qualcosa, la polvere da sparo. Depositiamo questo. Vabbè, no, comunque la pistola no. Depositiamola, però buono ad aver fatto un paio di colpi, è comunque buono. Prendiamo la samurai, dove cazzo è? Il pompa ti elimina il problema degli zombie, mentre la pistola mi serve per quanto riguarda le piante. Gli sparo 5 colpi così. E poco fa pensavo quello. Infatti ho detto, se mi porto la pistola quella lì forte, è un peccato poi usarla. A parte che non ce la facciamo con i colpi, che comunque, per quanto forte sia, sempre... Di nuovo. No. Chiamato William. Perché? Sarà suo marito? Perché è finita così? Ah, sarà qualcuno di importante. È soltanto colpa dell'Umbrella? Sei una di loro. E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere. Allora, ma vai a far culo! Fin dall'inizio. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. Sei tu. Oh, cazzo. Ma che diavolo? Sì, ma come cazzo lo uccido? Cosa fai?
Minchia, ma questa è proprio una stron... Ma come cazzo fai a finirla? Sì, vabbè, ciao. Ma io che cazzo... Non mi sono portato le medicine. Ma non mi sono portato le medicine. Non ha senso tutta sta roba. Ma meno male che compaio qua. È ora che lo so. Allora. Ok, uno ce l'abbiamo spaccato. Ma lui qua ci colpisce. È difficile da schivare. Sono due. Oddio. Ma vaffanculo che sono one. Sì, prendi i colpi con calma. Abbiamo soltanto Godzilla che ci insegna. Ok. Ma è morto? Oh cazzo. E ora riescono di nuovo gli occhi? Perché se... sì. Significa che questa cosa devo farla un paio di volte. No. No. Che culo. Meno male che abbiamo la granata. Oh cazzo, ci muoio. Allora, ci rimane una granata. I colpi per la pistola ce l'abbiamo. Fammi passare. Colpisci qui. Ok. Oddio. Sì. Adesso spiegami come cazzo mi curo io. Come cazzo mi curo io. Ma sta distruggendo tutto. No. Dai. Che due coglioni. Allora, prendiamo il coltello. Ok, raga. Allora, io vi dico soltanto, mi sono portato tutto dietro. Guardate, granate, medicine, bazooka, sua sorella. Problema è saper schivare i colpi, ma la cosa più importante è avere le medicine, che fortunatamente le medicine le abbiamo avute. Una stordente, utilissima, ma siamo full. Che culo. Per sicurezza utilizziamo una medicina, incredibile. Dio. Aia, madonna. Madonna, sono nella merda. Sono nella merda. Prendi delle medicine. Dei colpi. Non so se... Che culo, che culo. Mi ha chiuso col fuoco. Oddio. Corri, corri, corri. Dammi questa stordente. Dai, fatti vedere quel braccio. Sì. Sì. Vai, 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 brucia, 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 brucia. Brucia. Allora, per sicurezza, andiamo a usare la medicina. Non stiamo proprio benissimo. Oh, cazzo. Sì. Ce l'ho fatta. Minchia, raga, ce l'ho fatta. E anche bene. Mamma mia, raga, ce l'ho fatta proprio nel migliore dei modi. Qua c'è un'altra stordente. Ah, dai, curati, curati. Mamma mia, se l'ho fatta bene sta parte. Cioè, nel senso, abbiamo risparmiato comunque un mare di colpi. Non è che abbiamo usato chissà cosa. Te, pure la granata. Combustibile per lanciafiamme. Qua c'erano altri colpi. Ne abbiamo più di prima colpi. Guarda lì. Colpi del Meg. Qua c'è pure altra roba. Guarda, uno spray medico. Minchia, questi non li trovo da una vita. L'ultimo che ho trovato era nella Uffici Star. E altri colpi. Guarda che c'è qua. Mamma mia, però l'abbiamo ucciso. Godo. Dove cazzo me ne vado? Ah, c'è un ascensore qua. Mamma mia. E sparagli. È profonda. È
fa un male, cane. Fidati. Senti, riguardo a prima, non so se... Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Ti fidi di quella stronza? Che cosa vorresti dire? Lei non è dell'FBI. È una mercenaria. Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate. Ma infatti, no, dai, Ada. Non sia così. Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... È morta Annette, però dai, Ada, no, non ci credo, raga, dai, non ci credo. Mamma mia, non spoilerate nulla, vi prego, raga. Mamma mia. Minchia, si sta autodistruggendo tutto sto posto qua. Sì, ho capito. Aspetta un attimo. Allora, posiamo lo spray medico, posiamo le granate, posiamo le stordenti, il coltello lo teniamo. Posiamo la pistola, così, posiamo pure il... No. Mamma mia. Ada, eccola! Ma non mi ha detto nulla? Stavo giusto pensando a te. E io a te. Mi stavo preoccupando. Siamo una bella squadra. Ma ho una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. Oh, ma c'è. Controllo se ha il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annette. Dice che non sei dell'FBI. Leon, perché non vuoi darmi il campione? Dai. E credevo di potermi fidare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma. Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon, o ti farai male. Sparami allora, se ne sei capace. Dai. No. No! Nessuno avrà mai il campione. E muori a posto di rompere i coglioni. Mamma mia, che cazzo sta succedendo? Resisti. Cosa faccio? Lasciami. Zitta, ti tengo. Me lo merito. Non farlo. Dai, Leon, dai! Buona fortuna, Leon. No! Dai, no. Porca puttana, ho 10 minuti. Meno male che lei l'ha hackerata, quindi dovremmo poterla usare. Dai, raga. Mi è dispiaciuto comunque di Ada, che alla fine era... ci tradiva. Però in ogni caso sembra che si stava risolvendo. Guardate qua, che è morta. Ma Claire, porca puttana, ma Claire che cazzo di fine ha fatto? Ci trombiamo lei, dai. A quanto cazzo scendiamo? Perdonami.
Siamo arrivati? Ma io non so se devo fermare la sequenza o devo soltanto uscire. Intanto qua c'è qualcosa, ma... 9 minuti alla detonazione. Chi è? È Claire. Ma io l'ho chiamata? Sì, ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene, in fretta. Lo so, c'è una via di fuga. Possiamo farcela. Dove ti trovi? Claire. Affanculo. Leon. Ehi, Leon, non ti sento. Non aspettarmi. Mettiti in salvo. Raga, io ho due problemi. Il primo è io. Il secondo è che è ancora vivo però il Tyrant. Non dobbiamo dimenticarlo. Minchia, c'è ancora qualcosa qui. Dai, dove cazzo è? Qua uno spray medico. Ok, libera, libera, libera. Attenzione. C'è una save room. Vabbè, possiamo... Usiamo questo, ci teniamo lo spray, un coltello lo possiamo. Vai, 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 vai. Abbiamo 8 minuti. Qua c'è ancora qualcosa. Dai, 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 dai. Non me lo dire. Ma dai, ma ci sono ste rotture di coglioni anche qua. Una pianta, c'era solo questo? Sì. Oh, ma che cazzo hai? Ma che... Vuoi riprendermi il coltello? Riprendimi il coltello, che mi serve eventualmente, questo qui mi aggrappa. Vai via, vai via. Ah, Dio mio, è pieno, è pieno. Ok, vai, 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 vai. Ok, qua c'è ancora qualcosa, verde. Di qua, scendiamo. Attenzione. Mi viene l'ansia, ho 7 minuti. E non so quanto manca ad uscire. Quindi nel dubbio andiamo veloci. Cerchiamo di raccogliere. Ecco, tipo qua, munizione. Mamma mia, quanti colpi ci stanno dando. Non c'è più niente? Sì. Ma buon tonno. Possiamo fotterlo. Corri. Pieno di zombie però qua è libero. Vai, 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 vai. C'è pure quello che mi insegue. No. No. E muorici. Mamma mia, Leon, io non so se darti dello sfigato. Ho del fortunato. Mamma mia, mi ha fatto sudare freddo questo bastardo. Ma questa è una stanza chiusa, è una save room. Perché me la pingava? Guarda, qua c'è un mare di roba. Che cazzo è? Connettore elettrico. Questa qui, combiniamola con questa. Apri qui, posiamo la pianta blu, uno spray. Connettore elettrico. Qua troppi colpi, un po' li posiamo. Ah, metto qua il coso. Veloce. Ok. Tira la leva. E che cazzo è attivato? Un detonatore, dai, esplode tutto. Mamma mia, Leon. Mamma mia. Guardalo! Ma lo dobbiamo combatterlo. Dai, non me lo dire. Raga, non... Ma veramente, non ho... Come cazzo lo combatto? È immortale, non penso. Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma dai, raga. Ma che cazzo devo fare? Oddio. Lo so che non va bene, ma... Oddio. Ma arriva questo ascensore? Ah, fanculo, però... Non valgono ste robe così.
Eh sì, però che due coglioni. Niente raga, io non lo so, non te le aspetti ste robe qua, non vai preparato. Aspetta, che ora che lo so, Max, che due coglioni, cioè. Vai a cagare, va a utilizzare immediatamente sulla sorella. Allora, il lanciafiamme qua non ci serve un cazzo, questo è, penso sicuro. Ah, che due coglioni, io non so manco se devo ucciderlo. No. Vaffanculo. Però ho una bella notizia in questa merda. Ho una bella notizia. La bella notizia è che ho capito che si deve sparare al cuore. Dai, che due coglioni. No, non va bene, non va bene. Mi devo curare. Aspetta, siamo su arancione, quindi posso usare questo. Minchia, tutti questi colpi al cuore, raga. Lasciami stare, buon uomo. Sei incazzato? Ma dai, cagare, dai. Forse mi devo mettere a riparo. Dietro, non so se mettermi dietro la pietra, non so se la spacca o si ferma. Oddio raga, ditemi che ce l'ho fatta. Oh, cos'è? Cos'è? Cosa sei? Tra l'altro... Ma... Da dove è sbucato questo? Lanciarazzi! È morto? Oh, ed è vivada! Oddio, colpo di scena! Succhiala! Allora, fermi tutti, raga. Io mi sono fatto questa parte con la pistola. Ho consumato solo la pistola e quindi i proiettili facilissimi comunque da ottenere, i più generici così, e le tre granate che mi servivano per neutralizzare quel colpo pesante che ti one shot. Oh, vaffanculo. Che cazzo. Volta che ce l'abbiamo. No, li ho fatti fuori tutti in un colpo. Mi sa che abbiamo meglio un colpo di lanciarazzi che 5-6 di fucile. Merda. Devo andarmene. Vai Leon, occhio. Mamma mia. Incredibile, mi manca. Ma Claire. Ada quindi è morta, però era sopravvissuta, ci ha dato il lanciarazzi, ma è morta. Ora siamo pari. No. Leon! Ehi. È fatta. Cioè tu dopo tutto questo portello, Leon! Bam! Mamma mia, che finale! Bellissimo, raga. Bello, bello. E niente, raga, questa serie giunge al termine e noi ci vediamo nel prossimo episodio con un'altra serie a caso. Ciao, belle mie.